Visto oggi con piacere quel che ho fatto l'altro ieri e non mi pento. Ma se la luna ride lasciare. Di Striscio? Romero Bologna. Ma che meraviglia avete fatto? Grande, lo scaglio capo striscione, promosso sul campo. Boghetta, bisogna riconoscere che ha dato un grande contributo. E Federico con questa tecnologia, guarda che tecnologia. Io sono arrivato all'ultimo. Una mattina io mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Partigiano, portami via, che io mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. A iniziare la serata militante iniziano i Drunk Butchers. Se il vento fischiava ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo ferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo ferma sputategli addosso, la bandiera rossa ha gettato in C'è un problema nel nostro paese, così come c'è un problema in tutta Europa, in tutto il mondo, dove stiamo appunto vedendo delle guerre orribili, il massacro, i nostri fratelli che muoiono a centinaia per scappare dalle guerre, dalla fame, dalla miseria dei loro paesi, bambini, donne che annegano nei nostri mari, sulle nostre coste. Tutto questo è il frutto di un'operazione indecente, che purtroppo non è da adesso, lo sappiamo bene noi comunisti, che abbiamo sempre cercato di contrastare quelle guerre imperialiste, perché di questo si tratta, che affamano interi popoli, e dietro a questo vi sono i mercenari di sempre, i fascisti. In giro per il nostro paese compagne, giovani studenti, lavoratori vengono percossi, vengono aggrediti, vengono accoltellati dalle carogne fasciste. E allora la nostra preoccupazione è quella che pensiamo e vogliamo trasmettere anche a voi, e che dobbiamo tenere alta, una volta si sarebbe detto la vigilanza. Io credo che oggi insieme noi dobbiamo riprendere ad avere un comportamento che sia ancora prima culturale che materiale. Il fascismo va respinto in tutte le sue forme, e purtroppo vediamo che da troppe parti, ormai da diversi anni, vi è stato un vergognoso cedimento. Lo sdoganamento dei ragazzi di Salò, le medaglie ai reduci della Repubblica Sociale Italiana, l'ultima consegnata dalla nostra Presidente della Camera Boldrini ad un bastardo a Roma. Io chiudo solo dicendo, care compagne e care compagne, ora è sempre resistenza. Nessuno sta dicendo che in questa città si sta facendo veramente una cosa assurda. Ci sono contratti a tempo, parcheggio, provvisorio, temporaneo, seguiti dai servizi sociali, dal comune. Qui davanti a noi abbiamo Palazzo D'Accursio e fanno finta di nulla. Si sono mangiati 500 milioni di euro. Queste cose voi non le sapete. Nessuno di voi sa esattamente che cosa stanno comitando a Bologna. Ci sono migliaia di alloggi spitti, vuoti, che non vengono assegnati a nessuno. Se noi viviamo, noi siamo l'anima, il corpo, il sangue, i muscoli di questa nazione. Marine.
la Piazza Maggiore, la Piazza Maggiore di Bologna, quella piazza liberata che in tanti e in tante tanti anni fa sono riusciti a restituirci, e questo è un grande risultato. Ed è un grande risultato perché io, come tutti voi, come tanti e tanti in questa piazza, facciamo parte di quella generazione a cui è stato promesso un futuro che non è mai arrivato. È stato promesso che i nostri sforzi sarebbero stati ripagati, e nonostante questo, nonostante lo studio, il lavoro non retribuito, le 10 ore di stage, non siamo stati in grado di averlo. E il 4 di dicembre noi dobbiamo arrivare preparati per difendere questo paese, per difendere la possibilità che ci hanno dato quei partigiani che sono lì in Piazza Maggiore davanti al Nettuno, di poter avere il nostro potere, di esprimere il potere che è solo del popolo. Potremmo dire questo no per la prima volta il 22 di ottobre a Roma al Lawrence Day. È una piazza che ci permetterà di iniziare a riprenderci questo paese contro chi ha il governo e contro tutti coloro che non hanno più la forza neanche stasera di continuare a combattere per avere il nostro diritto e per restituire il potere al popolo. Grazie. Grazie Claudia. Allora, le tante realtà di lotta, realtà sociali che da Bologna, da questo territorio, oltre a Rifondazione, hanno sottoscritto, sono intervenute mandando aiuti, mandando volontari e mandando anche denaro per l'intervento delle brigate di solidarietà attiva. Non li cito più. All'Aquila, così come oggi nelle Marche e nel Lazio, sono morte circa 300 persone. Dentro quel trauma le brigate di solidarietà attiva cercano di portare non solo solidarietà, ma una forma di solidarietà diversa, una forma di solidarietà che riecheggia e riprende quella che è la storia del movimento operaio, quello che era il mutualismo dell'Ottocento, nella quale è nata la composizione di classe che poi ha portato a tante lotte, alla costruzione di partiti e sindacati come elemento di difesa degli sfruttati e dei lavoratori. Ma ci sono tante cose da fare, perché già oggi, a poco più di un mese di distanza da quel terremoto è scomparso dai media, perché per i media, dopo un certo effetto, dopo l'imminenza della tragedia, dopo la sceneggiata della passerella dei politici di turno, ebbene le cose finiscono, i riflettori si spengono, le cose terminano, mentre non è così, lì c'è ancora sofferenza, c'è ancora bisogno di aiuto, c'è ancora bisogno di intervento. Yes, hai bisogno di fare la vostra, qua c'è scritto ma anche no, quindi vorremmo che trasformaste questo grido in un urlo liberatorio. 1, 2, 3. Si può fare di meglio. 1, 2, 3. Original banana postal, run the track. Oh, 9, 9, 9, 9. Siamo sempre noi pronti per spaccare ancora. Digli che vengano a qualsiasi ora. Reggae music è libertà, la porto in ogni città. Sempre uguale come un po' di... che mi porti in centrale. No, non dirmi. Morning, feeling so high, when I see your face, you make me smile. Where we are you good inside, and you say you are so divine. Even if you weep and you cry, I want you in my voice. You are filling without worries, I'm talking to you, and always keep the fire burning. Abbiamo mai detto che questa piazza sarebbe ritornata con le bandiere rosse e avrebbe cancellato quella merdaccia di Salvini da questa piazza. Però noi facciamo questa festa, facciamo questo concerto, ci divertiamo, ascoltiamo tanta musica, tanti compagni, tanti amici, però ci sono altrettanti amici, altrettanti compagni che non possono essere qui, perché magari muoiono di epilessia, che ha il manganello e lo scudo. Però un minuto lo dedichiamo alla loro memoria, alla memoria di Carlo Giuliani, di Federico Aldobrandi, di Stefano Cucchi e di tutti quelli che ci hanno lasciato. Noi non solo detestiamo quell'epilessia, noi detestiamo anche un'amministrazione, va detto,
e va urlato che lo sentano laggiù, che lascia vuote le piazze e poi abbaia al degrado, hanno rotto le scatole! E lo può fare, guardate, con un gesto semplice, perché ogni no che verrà pronunciato il 4 farà male a Palazzo D'Accurzio e a Palazzo Chigi, farà male a Merola e farà male a Matteo Renzi. Tutti a votare! No! Perché, e vogliamo anche rispondere, ed è bene che ognuno di voi lo faccia, a quelli che dicono: ma se voi votate no, votate come Brunetta. A me di Brunetta non me ne frega un cazzo, loro votano come Marchionne, come la finanza, come l'Unione Europea, come i poteri capitalisti che in questo paese ci distruggono ogni giorno, precarizzano, sfruttano e consumano la nostra vita. Lui ha voluto questo evento al Pratello più di ogni altra cosa, e il Pratello ci è stato negato, la nostra casa, la nostra strada, il nostro 25 aprile, che lo vogliamo sempre così e sempre lì. Adelante compañeros, hasta la vittoria, hasta la vittoria, hasta la vittoria. Forze, gli stessi poteri che qui, lo stesso filo nero che qui dice di stravolgere la Costituzione nata dalla Resistenza, è lo stesso filo nero che in armi sta massacrando i popoli dell'Ucraina e del Donbass, sono gli stessi poteri che lì con le armi impongono i fascisti e sono gli stessi poteri che, travestendosi da democratici, inneggiano alla democrazia e all'Europa. Voglio ricordare che qui mi ha detto qualcuno di essere magari troppo pesante, eppure lo dico, i personaggi democratici come il vicepresidente dell'Unione Europea, il democratico Gianni Pittella, o meglio l'infame Gianni Pittella che andava ad aizzare le piazze Maidan, oppure anche i democratici che alzavano le bandiere a 3 stelle degli infami nazi islamisti che massacrano i popoli in Siria. Bene, sono lo stesso filo nero che lega queste cose. Noi oggi qui non abbiamo le armi, ma altri popoli nel Mediterraneo, al cuore dell'Europa, stanno sperimentando sulla loro pelle quali sono gli interessi di questi stessi poteri forti. Let's go!
Sì, sì, miei! Numero Serbia! Sì, sì, miei! Guarda che bello l'azienda. Guarda che bello l'azienda.